Dal 1985 al 2010 sono stato ingegnere capo della provincia di Arezzo. Qualche anno prima, anzi all'inizio del 2000, abbiamo fondato la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, perché sono sempre stato appassionato, e anche coloro che mi hanno aiutato a fondarla, del ciclismo urbano e del cicloturismo. Dal 2012 poi sono stato, dovevo essere stato per lungo tempo consigliere, sono stato nominato presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, l'associazione di Arezzo, FIAB Arezzo si chiama. Ieri ho dato una testimonianza partendo da questa mia ultima esperienza, che vorrei rileggere, perché è stato una parte, è stato il servizio che ho letto a Radio Verde. Tutti i martedì, ora per un mese si perde un po' di intervallo, c'è chi mi ascolta, l'ho detto prima, perché mi è sempre piaciuto fare questo giornalismo militante, come ho cercato di fare l'ecologista militante, ritenendo che il miglior impegno nella politica è fare seriamente il proprio lavoro come professionista. E ho citato ieri che spesso noi facciamo delle escursioni per valorizzare il sistema d'anfiteatro della città di Arezzo. Partiamo in genere, ciclo escursioni, partiamo in genere dalla stazione centrale, la stazione, perché c'è anche la stazione secondaria, che è Pescaiola, non lo dimentichiamo, dalla stazione centrale di Arezzo. A volte si va verso est, verso Bagnoro, Sargiano, Agazzi, si fa tutto un circolo fino ad arrivare a San Fabiano, lì la Gogliola, Torre di Gnicche, Villa Severi e poi si ritorna. A volte si fa il percorso contrario. Il dato comune di queste ciclogite, almeno una volta all'anno, da oltre 10 anni nel nostro programma annuale, è stato il passaggio dagli archi dell'acquedotto Vasariano, sia provenendo da San Fabiano, sia dalla parte opposta, da Cappuccino e da Villa Severi. Fermata d'obbligo all'udere medievale della Torre di Gnicche, che la tradizione popolare indicava come rifugio del bandito e che sovrasta a metà collina il panorama agrario sottostante, passando per Ponte Asciutta e il Fondaccio, per dire che insomma è una zona che è abbastanza pietrinosa, con vista sulla fortezza Medicea e il campanile del Duomo che svetta sopra gli alberi. È un sistema collinare articolato, costellato da ville sette-ottocentesche, ancora è chiara la maglia agraria stretta, già alterata da vigneti a rito chino, anche se sono rimasti spezzoni di vecchi filari con le viti maritate agli aceri campestri, che ritengono una testimonianza di archeologia arborea, da mantenere. Le viti, ma qualcuna c'è ancora, per esempio anche in Bermuda, va bene? Guardate che una volta il vino si produceva partendo da grappoli d'uva delle viti maritate. È una delle zone più belle di un'escursione che dura circa 4 ore. È giusto il tempo di partire la mattina verso 9 e rientrare a casa prima di pranzo. È la zona a nord di Arezzo, quella più intatta e inviolata, nonostante aree di degrado, un distributore di benzina proprio a poche decine di metri degli archi. Spesso ci siamo domandati come rendere, questo è il mio sogno, e il sogno degli amici della bicicletta, come rendere permanente questo nostro itinerario per il cicloturismo e la mobilità lenta. Quando ancora Villa Severi era un ostello della gioventù, per inciso Arezzo può fare tanti centri parrocchiali che vuoi, ma Arezzo è una città incivile, non esiste l'ostello della gioventù. Non esiste l'ostello della gioventù, andate a Cortona e c'è l'ostello della gioventù. Ricordo di aver guidato verso l'ostello una delegazione di cicloturisti, mi avevano chiamato da Bicevano, ci sono dei cicloturisti che partono da Bicevano in bicicletta e vogliono venire alla Marcia della Pace a Perugia Assisi, siete in grado di accompagnarli da Arezzo verso Perugia? E noi si disse, io e Enrico, non so se è presente stasera, si disse no, ma si viene a Firenze e da Firenze si accompagnano, si sta a fare tutta la Sette Ponti, Ponte Apuliano, e poi da Arezzo si portano verso Magione e verso il secondo giorno. Infatti dormirono allora all'ostello della gioventù. Arrivati ad Arezzo, avendo preso la Sette Ponti, gli si fece fare Ponte Apuliano, grande meraviglia. Ma l'ancora più grande meraviglia di questi cicloturisti che già viaggiavano da 5 giorni e venivano da Bicevano è quando sono arrivati nella zona degli archi. Ora io gli volevo far fare la salitina verso la Torre di Gnicche e poi discendere, erano dei borsoni da 20 kg cada uno, per cui ho preferito far fare la salita che porta al cimitero. Però ecco, questi amici lombardi dissero, ma la città si salva alle colline e all'agricoltura e alla parte agraria,
tramite l'acquedotto Vasariana, tramite gli archi. È un'immagine che mi ricordo ancora, era il 2006. Ora, questa è la mia ultima esperienza. Andando a ritroso, dal 2005, dal 1985 al 2010, sono stato ingegnere capo della provincia d'Arezzo, per cui di strade ne ho progettate un fottio, compreso la Due Mari, che però non passava come hanno previsto adesso dalla zona tra l'aeroporto e la collina di Agazzi, ma faceva il cosiddetto nodo di Olmo, e quindi un altro problema aperto. E in quel periodo mai è venuto in mente né a chi era in comune né a chi era in provincia di fare un anello a nord. Perché l'anello a nord avrebbe significato una cesura tale per cui quello che era a monte dell'anello rimaneva verde e quello che era contenuto sarebbe rimasto edificabile. Non solo, ma avrebbe sminuito il rapporto tra le varie particelle agrarie di un altro grande progetto che è stato abbandonato, nessuno se lo ricorda, immagino anche i candidati a sindaco che sono qui presenti, di un grande progetto che era il parco agrario a nord. Era previsto che addirittura il primo investimento, quello sperimentale per la rete irrigua collegata al sistema di Monte d'Oglio, partisse da un serbatoio di compenso che è sopra il ristorante della Capannaccia e distribuisse poi l'acqua a gravità sul fondo valle, cioè sulla parte a nord di Arezzo. È stato fatto questo, lo utilizzano solo il 10-15% di persone, per lo più anziane e pensionati, perché tanto l'agricoltura non interessa più nessuno. Con lui si sta sostenendo che per salvare il paese occorrerebbero 5 milioni di contadini, perché farebbero la manutenzione del territorio, cioè gli sciacqui che devono essere fatti nelle strade campestri, perché altrimenti queste diventano dei ruscelli e allagano la valle, indipendentemente da chi crede o meno, io non ci credo, alle bombe d'acqua. E questo parco a nord è dimenticato, nessuno più lo tratta, va bene? Però è una parte integrante in cui degli elementi determinanti sono gli archi con le sue particelle agrarie e tutto il resto. Ma veniamo alla mia esperienza di presidente dell'azienda trasporti municipali. Due minuti, ma faccio anche prima, spero. Questa esperienza, le linee più produttive erano quelle che portavano al cimitero, sia venendo, perché cioè chi prende più l'autobus in qualsiasi giorno dell'anno. Non sono solo gli studenti o gente che magari non usa l'automobile, molti oggi gli immigrati si vede, cioè, ma soprattutto tante persone che vanno a trovare i propri cari al cimitero e prendono l'autobus. E la frequenza degli autobus era molto limitata per due motivi fondamentali. Primo, perché questa strada era molto stretta, via Gamurrini, era molto stretta, senza marciapiede. Le fermate devono essere messe molto più a valle, come sono adesso. Era il 1980, mi sono posto questo problema e dissi, ma quasi quasi questa strada si può allargare, magari si può demolire anche una parte di un solo edificio. Nella mia professione sono abituato che quando c'è da demolire per poter perfezionare si demolisce, no? Va bene, non c'è bisogno di ricostruire. Demolire serve anche per rendere migliore una certa infrastruttura e metterci magari dei marciapiedi e una fermata dell'autobus, così che possono percorrere in santa pace questa leggera pendenza di via Camurrini e arrivare al cimitero e a portare i fiumi. Allora io poi sono andato a vedere delle ipotesi ad imbecillaggine crescente che ci sono su questo progetto. La prima ipotesi è stata uno zigzagare di macchine che vanno verso questo ipotetico centro commerciale parrocchiale. Però il lapsus l'ho fatto anche ieri alla radio. L'ho conservato, va bene? Perché i centri commerciali sono impostati all'americana, no? Più grande il parcheggio e più si invita le macchine a andarci e a fermarsi, e poi magari anche se non c'è da spendere niente, comunque si arriva. Allora, la prima ipotesi è zigzagare in questo quartiere fra i Cappuccini e la collina.
come dovrebbe essere una zona 30, però magari nessuno rispetta le zone 30, bisogna mettere dei dissuasori a prova appunto di imbecille, cioè nel senso che si scassa la macchina, come ho visto spesso nelle città tedesche o anche in Catalogna. La seconda ipotesi, allora, quindi c'era questa maglia stretta. La seconda ipotesi è l'introduzione di una rotatoria in pendenza. Ora, da che mondo è mondo, qualsiasi ingegnere del traffico sa che le rotatorie in pendenza non si fanno. Le rotatorie devono essere tutte pianeggianti, perché c'è un problema di forza centrifuga, cioè va bene, chi è in discesa tende a scappare verso l'esterno, no? Anzi, le rotatorie si fanno in modo tale da escludere la forza centrifuga, da limitarla. Infine, la terza ipotesi è quella che prevede, a carico della pubblica amministrazione, penso, la chiusura dell'anello a nord con una infrastruttura. Ora io mi domando... Anche la seconda a carico della amministrazione. Sì. Anche la seconda, va bene. Possono abbassare... Allora, io qui voglio concludere, perché poi sono andato a vedere la relazione della Vasse che riguarda... La relazione della Vasse che riguarda, e poi chiudo, che riguarda le problematiche del traffico. Sono una paginetta e mezzo. Nessuna considerazione sulla sindrome di Los Angeles, va bene? La sindrome di Los Angeles significa che più strade e parcheggi si fanno, più rispetto a quelle esistenti, senza restaurare le attuali, più macchine arrivano, più auto arrivano, va bene? Questa qui è stata enfatizzata ulteriormente, lo dissi ieri alla radio, addirittura dal vicepresidente della Ford europea, che a un certo punto, sì, è vera la Ford di Germania, è vero questa sindrome di Los Angeles, infatti chi semina strade e parcheggi raccoglie traffico e code, l'ha detto il vicepresidente della Ford di Hamburgo. Con questo voglio finire, perché sarebbe troppo lunga smontare questi dati che ci sono qui riportati, però una bella Gamurrini allargata, che in maniera tale che ci possono essere lo scambio di due autobus che sono molto frequenti verso il cimitero con i marciapiedi, è fattibile a mio avviso, può ripristinare tutta una serie di contatti di quest'area tra Villa Severi e la fortezza, e soprattutto è in alternativa a quanto è stato proposto qui.